E allora, vedo che ormai tutti gli ospiti hanno preso posto, noi ci vediamo tra pochissimo per iniziare insieme anche questo meraviglioso racconto che, ripeto, ci porterà nello spazio e nel tempo in tanti posti del mondo, ma intanto vi lascio sulle ali della musica, e molti amici capiranno il riferimento, con la performance del St. Jacob's Choir.
Facciamolo questo applauso a St. Jacob's Choir. Abilmente diretto dal maestro Massimo Bracci. E non ci poteva essere apertura migliore se non l'inno di Mameli per un incontro, un pomeriggio da trascorrere insieme e che in qualche modo festeggia un compleanno importante, quello di uno degli orgogli delle forze armate nazionali e della Repubblica Italiana, cioè la 46esima Brigata Aerea. 80 anni che cercheremo di riassumere, di raccontare, 80 anni in cui la 46esima Brigata Aerea ha risposto alle chiamate, alle esigenze della Repubblica Italiana e della comunità internazionale. Ogni volta che, ad esempio, la natura ha colpito forte e ha distrutto altre comunità sparse per il mondo, i velivoli della 46esima c'erano. Una storia che, come dire, orgogliosamente dichiara uno dei reparti operativi delle forze armate più medagliato, con più onorificenze. Una storia che io vorrei riassumere brevissimamente proprio attraverso la bandiera di guerra, che vanta una medaglia d'oro al valore militare, una medaglia d'oro al valore aeronautico e poi una medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, una croce d'oro al merito dell'esercito, una medaglia di benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile, terza classe, prima fascia, una medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana, una decorazione di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia. Facciamo un applauso, sono solo alcuni dei riconoscimenti che in 80 anni di storia la 46esima Brigata Aerea di Stanza Pisa ha raccolto e che orgogliosamente vorremmo ricordare. Allora, iniziamo subito con questo pomeriggio da trascorrere insieme. Abbiamo detto un viaggio nello spazio e nel tempo. Io intanto, per i saluti iniziali, vorrei chiamare chi ha organizzato tutto questo e chi ci ospita, e cioè il sindaco di Pisa, Michele Conti. Un grande applauso e un grande applauso anche al comandante della 46esima Brigata Aerea, il generale di Brigata Girolamo Iadicicco. Bene, allora io direi di iniziare subito dal sindaco, dal primo cittadino, per i saluti iniziali. Una bellissima platea, un luogo decisamente evocativo. Sicuramente un luogo bellissimo dove ancora una volta si capisce già dalla presenza delle tante persone che qui sono presenti questa sera del legame indissolubile tra la città e la 46esima Brigata. Un legame che nasce già 80 anni fa, quando già da allora, insomma, c'era il grande collegamento tra la città e i militari che si occupavano dei primi vivivoli, che poi continua e poi lo racconterete voi, nel dopoguerra fino ai giorni nostri. Quindi credo noi dovevamo tutto questo agli uomini e alle donne che in tanti anni hanno lavorato per noi, per la nostra nazione. Grazie, grazie. Grazie al sindaco Michele Conti. Comandante, una grande emozione, immaginiamo, per questo strepitoso compleanno, che poi è un traguardo anche. È un'emozione grandissima. Qualcuno mi ha chiesto perché solo adesso la cittadinanza. Io ho risposto, è arrivato il momento giusto, dove il momento giusto intendo egoisticamente che ci fossi io come comandante della brigata a riceverlo. Quindi perdonatemi questo atto, un pizzico di egoismo. Civetteria, sì, sì, sì. No, grazie, è un grazie senza confini, senza limiti, quello della 46esima, alla città che ci ospita da sempre e alle istituzioni cittadine a cui siamo fortemente legati, a tutto il territorio. Ho sempre detto, qui da sempre vivono le nostre famiglie, che è la cosa a cui teniamo di più, perché noi andiamo e veniamo, stiamo più per aria che per terra, però le nostre famiglie sono sempre qui. E questo territorio, questo magnifico territorio, le accoglie e le protegge continuamente.
E allora, grazie davvero al primo cittadino Michele Conti, al comandante della 46ª Brigata Aerea, il generale Girolamo Iadicicco. Io vi prego di tornare ai vostri posti, ci vedremo tra pochissimo. Iniziamo subito il nostro racconto, ricordando, mi rifaccio un po' alle parole del generale. Vedete, all'interno di questo grande totem si ricorda il motivo principale di questo pomeriggio insieme, cioè il conferimento della cittadinanza onoraria alla 46ª Brigata Aerea, ma facciamo un passo indietro. Ed iniziamo davvero questo nostro viaggio nello spazio e nel tempo. Io voglio chiamare Paolo Farina, giornalista, storico ed autore di numerosi libri, volumi, pubblicazioni sulla 46esima. Paolo, guarda, passa a prendere il tuo microfono. Questo è il primo dei nostri interventi, ricordo al pubblico, ce ne saranno molti altri, sono interventi, lo dico a tutti gli ospiti, intanto grazie per buonasera essere qui, a tutti. Buonasera a tutti. Sono interventi regimentati da un countdown, quindi in linea con l'esigenza di ordine e disciplina che, come dire, è alla base di tutto questo, cercheremo di rimanere assolutamente nei tempi. Con Paolo Farina invece ci occupiamo di un inquadramento di ciò che successe all'alba, alla nascita di quello che oggi viene chiamato reparto operativo, la 46esima Brigata Aerea. Sì, era il 15 febbraio del 1940 quando sullo storico aeroporto di San Giusto fu costituito il 46esimo stormo. Dico storico perché l'aeroporto esisteva già dal 1911, è uno degli aeroporti più antichi d'Italia, nel 2011 ha compiuto già 100 anni, ed era un aeroporto, un campo di volo messo su da due pionieri pisani, i fratelli Ugo e Guido Antoni. Nel 1915 diventò una scuola di militaggio, una scuola di pilotaggio militare che formò piloti per la Grande Guerra. Successivamente, con la costituzione nel 1923 dell'aeronautica come arma indipendente, divenne sede di reparti della nuova forza armata, la Regia Aeronautica. Nel 1938 fu ampliato l'aeroporto e nel 1940, a febbraio, a pochi mesi dall'entrata in guerra dell'Italia, fu costituito questo nuovo reparto, 46esimo stormo. Ebbe pochi mesi per addestrarsi, febbraio a giugno inizia la guerra per l'Italia, ma fu un reparto che ebbe modo di distinguersi nel corso delle operazioni belliche. Addirittura nel 1942 lasciò la specialità del bombardamento per diventare un reparto aerosilurante. Dico per i non addetti ai lavori che aerosilurante significa scendere a bassa quota sul mare per sganciare il siluro contro il naviglio nemico. Un'attività che fu fatta con grande spirito di sacrificio. E alla fine del conflitto questo stormo ebbe 5 medaglie d'oro alla memoria a 5 piloti del reparto. Uno di questi è il tenente Silvio Angelucci, a cui è intitolata la 46esima, a cui è stata intitolata nel 1985-84, e quindi ebbe 70 caduti, oltre 30 medaglie d'argento sul campo, fu un reparto uno dei più decorati. Successivamente, diciamo, il nucleo di formazione della nuova aeronautica prese corpo al sud, nei reparti già controllati dalle forze anglo-americane, a Lecce si costituì un reparto da trasporto che aveva raccolto, diciamo, le squadriglie superstiti, e con questo reparto da trasporto iniziarono le attività. Questo reparto nel dicembre del 1944 arrivò a Roma, sull'aeroporto romano di Centocelle, e nel 1948, proprio per ricordare il 46esimo stormo, lo stormo trasporti fu denominato 46esimo stormo trasporti. Nel frattempo l'aeroporto di Pisa nel 1947 era stato restituito dalle forze anglo-americane all'aeronautica militare, che dal 1946, col mutamento istituzionale, era diventata appunto aeronautica militare, aveva lasciato la vecchia denominazione di Regia Aeronautica, e nel 1947 fu restituita, ci fu la Maina Bandiera, la bandiera americana calò e salì la bandiera italiana. Nel 1949 arrivarono
delle sollecitazioni della città di Pisa attraverso il prefetto di allora di riportare un reparto operativo sull'aeroporto di Pisa per dare anche un sostegno alla città in cui i postumi della guerra erano molto pesanti. Come sapete, qui ci troviamo in un luogo simbolo dei bombardamenti che ha subito Pisa. Era una città molto, molto distrutta, aveva gli impianti industriali inefficienti, le strade, le vie di comunicazione, e si pensò giustamente che riportando un reparto ci sarebbe stato un afflusso di personale e quindi un contributo economico alla città. Il processo di trasformazione fu articolato dal 49 al 50, ma il 4 novembre del 1950 la bandiera della 46esima, allora 46esimo stormo, con una cerimonia solenne in Piazza dei Miracoli, tornò a Pisa, e da allora la 46esima è sempre stata a Pisa. Successivamente il reparto è stato potenziato, nel 1954 è diventato 46esima aerobrigata, a seguito del riequipaggiamento col famoso vagone volante, il C-119, un velivolo molto celebre. La 46esima si portò dietro poi anche i paracadutisti, perché essendo i velivoli che dovevano assicurare l'avvio lancio, nel 1957 il centro militare di paracadutismo si trasferì da Viterbo a Pisa e successivamente dette vita ad una brigata paracadutisti, appunto la brigata Folgore. Ci sono molti momenti. Possiamo fare un applauso? E non lo dico soltanto perché con la brigata Folgore ci vedremo qui, ma perché davvero, come dire, questo binomio inscindibile tra cielo e terra attraverso l'avio lancio, certo, è uno dei significati di DNA, no? Di questi uomini e queste donne. Ecco, dal 1954 inizia l'epopea ininterrotta della 46esima. Ho scelto tre momenti fondamentali, momenti di alta professionalità ma anche di sacrificio, che contraddistinguono questa storia. All'inizio degli anni 60, a seguito di una sanguinosa guerra civile nel Congo, era un'ex colonia del Belgio, le Nazioni Unite organizzarono una grande operazione umanitaria. Era la prima grande operazione multinazionale che si faceva in un teatro così lontano. La 46esima, che era una aerobrigata di nuova formazione ma che si era già distinta per la sua capacità, fu invitata a fornire un distaccamento che fu attivato in questo lontano paese africano, e fu un'operazione molto complessa che purtroppo fu un'estata dalla tragedia di Kindu. La tragedia di Kindu, in occasione della quale due equipaggi furono barbaramente trucidati da forze congolesi ribelli. Direi. Quindi da quel momento, ho scelto questo episodio perché da quel momento, se la 46esima era conosciuta in ambito forze armate, col sacrificio del Congo e di Kindu, fu conosciuta in tutta Italia. Con la catena della fraternità, il popolo italiano donò i fondi per costruire il Sacrario di Kindu, un'opera architettonica dell'architetto Giovanni Michelucci, un'opera di un notevole pregio, e lì riposano le spoglie dei caduti di Kindu, ed è diventato anche un sacrario che ha un significato più ampio, perché oggi raccoglie tutti i nomi dei caduti della 46esima. Concludo con due sentimenti: il sentimento di gratitudine alla 46esima per quello che ha fatto, per quello che fa, per quello che farà, e poi con un sentimento di orgoglio di avere la 46esima a Pisa, orgoglio di pisano e orgoglio di italiano. Grazie. Grazie davvero, grazie. Grazie a Paolo Farina, giornalista, scrittore, autore di numerose pubblicazioni, storico ovviamente. E allora proseguiamo con questo nostro viaggio, lo abbiamo fatto dal punto di vista storico, iniziamo a parlare anche delle capacità e della mission del reparto. All'interno di un documento ufficiale si legge che gli uomini e le donne della brigata assicurano con le due linee C-130J e C-27J l'aviotrasporto, l'aviolancio, abbiamo iniziato a parlarne, di personale e materiali, il cosiddetto SAR oceanico, cioè il Search and Rescue oceanico, quindi il recupero di persone
in alto mare il supporto alle operazioni speciali, il rifornimento in volo, che è una capacità esclusiva di questo reparto, e il trasporto sanitario anche, e questa è notizia di oggi, di questi giorni, anche in biocontenimento. Io ho visto come lavorano queste squadre, queste equipe, perché in una recente esercitazione NATO, la 46esima è andata in Romania per insegnare ad altri reparti operativi europei queste tecniche, e vi posso garantire che è davvero meraviglioso vedere questo isolatore, questa sorta di barella in biocontenimento che fa passare il paziente da un isolatore all'altro con delle risorse umane che lavorano all'unisono come i meccanismi precisi di un orologio. E sottolineo questo passaggio perché l'esperienza e la vicenda del coronavirus deve mettere in campo passione, organizzazione, tecnologia e altissima professionalità. E allora abbiamo detto aviolancio, come folgore dal cielo è il motto della brigata Folgore. Io voglio chiamare subito il comandante, il generale di brigata Beniamino Vergori, il comandante della brigata Folgore. Grazie. Comandante, benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, grazie, grazie veramente tanto, è veramente onorato di essere qui. È una platea fantastica questa. Direi, infatti enfatizza sicuramente il momento. La nostra sorella, la 46esima brigata aerea, se lo merita veramente tanto. Allora, comandante, cominciamo a parlare, tra l'altro questo è il primo ospite che sottolinea la capacità interforza, interagenzia della 46esima brigata aerea, carismi condivisi anche dalla brigata Folgore, evidentemente. Venga generale, mettiamoci più al centro del palco, ecco, alle nostre spalle stanno scorrendo anche delle immagini che certificano proprio questa importante sincronia. Sì, infatti, che cosa fate insieme? Beh, un po' in parte è stato già detto parlando della storia della 46esima, ma al tempo stesso di quello che oggi assicura. Lo dico in maniera convinta, quello che la Brigata Parachutisti Folgore è in grado di fare lo fa grazie alla collaborazione, che non è cooperazione, è ancora più profonda, perché lo dico in maniera convinta, il modo, le modalità con le quali stiamo operando da anni ormai e soprattutto nel recente passato ci porta a dire, a affermare quanto io dico, cioè un po' le immagini lo possono testimoniare, no? La Brigata Parachutisti Folgore è quella grande unità dell'esercito italiano che è in grado di proiettare una grande massa di personale qualificato, addestrato, equipaggiato su tutto il globo terracqueo per la condotta di operazioni avioportate, come ha detto appunto colui che mi sta accanto in questo momento, attraverso, per mezzo di un aviotrasporto, di un aviolancio, di un avioassalto, direi. E questo è possibile grazie soltanto e esclusivamente alla presenza appunto della 46esima brigata aerea al nostro fianco, cioè è una forma di collaborazione in tutti i sensi, in termini di pianificazione, di preparazione e condotta di operazioni avioportate. E questo vuol dire tanto, perché per arrivare a condurre delle operazioni c'è tanta preparazione prima, e preparazione vuol dire non solo formazione ma anche addestramento, vuol dire collaborazione in termini di standardizzazione delle procedure da impiegare, di integrazione delle forze, non solo ma anche di interoperabilità. Non nascondo che insieme alla 46esima brigata aerea ormai siamo parte integrante di una grande comunità a livello internazionale, Airborne Community, dove ogni anno la 46esima è impiegata insieme alla brigata Folgore per la condotta di 4 o 5 esercitazioni importanti. Quest'anno sarà insomma un momento importante, perché saremo presenti con una grande massa, un battaglione parachutisti insieme alla brigata aerea, e andremo appunto a portare il nostro contributo, perché da queste attività ciò che non va viene analizzato, quindi il nostro rapporto è anche in altri ambiti, quello dell'analisi, della sperimentazione,
E non solo, ma è un continuo studio e ricerca, direi, perché grazie proprio alla 46esima noi riusciamo anche a sperimentare nuovi materiali, nuovi equipaggiamenti, quindi è un continuum. Comandante, eravamo presenti al suo discorso di insediamento quando è arrivato al comando della Brigata Folgore e abbiamo percepito un grande fervore, una grande vivacità sullo studio e sulla specializzazione delle capacità di proiezione dal cielo, cioè la Brigata Folgore oggi è un soggetto di riferimento nell'approfondimento di questa specializzazione che ovviamente potete fare grazie ai velivoli della 46esima, è così? Ma è vero, è assolutamente vero perché è questo, diciamo il binomio, un aspetto teorico che si interfaccia la pratica. Il binomio 46esima e Folgore si concretizza nell'applicazione di dottrine, di procedure, di procedimenti di impiego che studiamo insieme e le proviamo, le testiamo. Come dicevo appunto prima, l'Airborne Community è veramente un palcoscenico sul panorama internazionale importante perché dalla condotta, dalla pianificazione, dalla preparazione, dalla condotta di quelle attività e soprattutto gli errori, noi quello che veramente puntiamo ad analizzare è come superare quegli errori al fine di mettere nelle migliori condizioni sia i paracadutisti che gli avieri per condurre le attività nel miglior modo possibile nel futuro, quindi un binomio inscindibile, direi. Insomma, buon compleanno alla 46esima. Buon compleanno. Grazie, grazie. Grazie al comandante della Brigata Folgore, il generale Beniamino Vergori. Bene, mentre continuano a scorrere le immagini che avidamente abbiamo goduto in qualche modo, ecco, c'è una schermata. Allora, alle mie spalle si legge professionalità con gli operatori della 46esima Brigata Aerea, i velivoli. Questo è il primo dei tasselli che andremo a scoprire insieme per poi riunirli alla fine di questo nostro incontro e scoprire allora davvero un grande affresco. Teniamo presente questi sostantivi, vi spiegheremo in fondo all'incontro di che cosa si parla, ma queste schermate che punteggeranno il nostro incontro ci aiutano a riflettere su alcuni valori. Perché una grande esperienza di professionalità e di umanità non può prescindere dai valori che devono essere in qualche modo anche certificati. Sto guardando il comandante Iadicicco. Bene, parliamo ancora delle capacità della 46esima Brigata Aerea. Abbiamo visto l'avio lancio, i velivoli della 46esima sono capaci di fare anche molto altro. Dal combat, dal settore combat, passiamo invece al trasporto sanitario. Sono molti gli amici della 46esima Brigata Aerea e sono molti gli ospedali che volano con la 46esima Brigata Aerea. Oggi ne abbiamo due. Uno è l'Istituto Giannina Caslini di Genova e vorrei invitare il dottor Andrea Moscatelli con noi. Eccoci, benvenuto dottore. Buonasera a tutti, innanzitutto è un privilegio poter essere qua, veramente. Perché grazie alla 46esima Brigata Aerea, grazie alla 46esima Brigata Aerea in Italia possono essere fatte cose eccezionali di cui possono beneficiare i bambini che noi curiamo tutti i giorni. Allora, l'ospedale, per chi non lo sapesse, dottore, l'ospedale, l'Istituto Giannina Caslini di Genova è un ospedale pediatrico, si occupa di curare i bambini. Il connubio con la 46esima Brigata Aerea deriva dalla capacità pressoché unica di questi velivoli di poter ospitare al loro interno un'intera ambulanza. Esattamente, il concetto è di trasferire all'interno di un aereo quella che è una vera e propria terapia intensiva e quindi portare ai bambini in tutta Italia quelle che sono le tecnologie di una terapia intensiva, dove alcune specializzazioni non sono disponibili fondamentalmente.
Allora, alle nostre spalle, dottore, ci sono delle immagini che possiamo commentare insieme, se crede, quindi possiamo andare con le immagini. Certo. Allora, queste sono le immagini delle lastre di una bimba che è stata trasportata da Napoli a Genova in una condizione molto particolare di circolazione extracorporea, perché i suoi polmoni non funzionavano più. E queste sono proprio le lastre che ci avevano inviato i colleghi per capire se era possibile fare qualcosa di più per questa bimba. Era la notte tra il 5 e il 6 gennaio del 2018 e siamo stati impegnati, direi colleghi della 46esima Brigata Aerea, perché in queste condizioni persone che non si conoscono iniziano a gestire un'attività ad altissima complessità, e quello che è sorprendente è la qualità e la facilità dell'interazione. Ci siamo imbarcati a Genova a metà pomeriggio del 5 gennaio, siamo arrivati a Napoli e abbiamo lavorato a Napoli quasi tutta la notte per instaurare in questa bambina una circolazione extracorporea, quindi applicare alla bimba un macchinario molto complesso che si chiama ECMO e che è in grado di sostituire la funzione del cuore e dei polmoni in bimbi molto malati. Il bambino viene trasferito in ambulanza con questo macchinario e l'ambulanza viene caricata sull'aereo. Questo consente di minimizzare i rischi legati agli spostamenti dei bambini, perché un conto è fare uno spostamento unico direttamente sull'aereo, un conto è dover scaricare e caricare la barella due o tre volte in un bambino che ha una macchina di questa complessità. Questa è Victoria, che è la bimba che abbiamo trattato. Sono bimbi che quando vengono messi in ECMO hanno una mortalità attesa dell'80%. E grazie a questi trattamenti, che sono disponibili in Italia non solo al Gaslini ma anche all'ospedale Bambin Gesù, è possibile dare una sopravvivenza che in alcuni casi supera il 94%, come nel caso di questa bimba. E questo è il grande valore della sanità pubblica. Sembra scontato che queste cose possano accadere, in molti paesi è possibile pagando, in Italia è possibile che l'aeronautica militare metta a disposizione un aereo e un'equipe parta per poter soccorrere un bambino. Questi sono i polmoni poi in via di miglioramento dopo il trattamento, e poi qua la situazione è praticamente normalizzata. Adesso vedrete, questa era la bimba durante il trattamento in ECMO in ospedale. Vedete che la macchina è esattamente la stessa che era in ambulanza, e poi credo che dovrebbe... Che viene caricata insieme all'ambulanza all'interno del velivolo. Esattamente. Dottore, eccola. E questo diciamo che è il dopo la cura. Saluta. Meraviglioso, meraviglioso. Allora io mi avvicino, venga dottore, avviciniamoci al centro del palco. Io le volevo chiedere, è vero che si creano anche dei rapporti personali tra i medici, tra le equipe mediche e gli operatori, i militari della 46esima Brigata Aerea, cioè ci si tiene in contatto? Beh, assolutamente, ci scambiamo messaggi perché poi si vuole sapere come vanno a finire le storie, e qualche volta, siccome queste cose poi non sono così infrequenti, si rincontrano gli equipaggi ed è insomma estremamente piacevole poter condividere queste esperienze con persone di queste qualità umane e professionali. Allora, ci sono anche delle persone che sono venute con lei? Beh, sì, a me piacerebbe chiamare la nostra caposala, perché queste cose sono possibili... Molto volentieri. Perché c'è un gruppo di persone... Facciamo un applauso! Annalisa Costa! Il microfono? Va bene così? Allora, quindi la caposala Annalisa Costa fa parte delle equip che lavorano, che salgono anche sugli aerei? Esattamente. prego. Io un po' meno delle altre, nel senso che io coordino, faccio Rivolgiamoci verso la platea. Faccio un po'
la stessa cosa che fanno loro, coordino una squadra di persone meravigliose. E grazie a loro, a lui e a loro che salgono senza neanche tanto preavviso a volte, e non dicono mai di no e sono sempre pronte a fare questo qua che noi vi facciamo vedere. Per grazie, noi... grazie, grazie davvero. Grazie al dottor Andrea Moscatelli. Grazie. E alla caposala Annalisa Costa dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Secondo tassello per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il nostro percorso all'interno di alcuni valori, e qui leggiamo spirito di squadra. Abbiamo ricordato all'inizio del nostro incontro che all'interno che sulla bandiera di guerra della 46ª Brigata Aerea c'è anche un'onorificenza che riguarda la protezione civile. E, nella mission abbiamo ricordato l'aviotrasporto, in tantissime occasioni l'aviotrasporto è compiuto in supporto ed in favore delle tante agenzie ed enti dello Stato, come nel caso di un'istituzione di cui vi stiamo per raccontare. Allora, io vorrei chiamare sul palco insieme a me il dottor Gianluca Sessa, che è un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Allora, mentre ricarichiamo il nostro countdown, intanto benvenuto, buonasera. Buonasera. Allora, da dove iniziamo? Perché voi, soprattutto di recente, avete collaborato in maniera molto stretta, cioè la Protezione Civile e la 46ª Brigata Aerea. Intanto cerchiamo di delineare la cornice all'interno della quale vi muovete. Anzitutto mi consentirà di rivolgere un saluto al sindaco di Pisa che ci ha invitati, ne siamo davvero grati. Le porto il saluto del capo del dipartimento, dottor Borrelli. Naturalmente facciamo un applauso, però mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Allora, facciamo due chiacchiere noi, dottore, perché c'è una telefonata, c'è un collegamento in diretta, vi svegliamo dopo di chi si tratta. Prego. Il saluto si intende esteso a tutte le componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, che è questa eccellenza che ci rende assai noti a livello mondiale. E quest'oggi avrebbe dovuto partecipare il dottor Miozzo, che fra pochi minuti ci raggiungerà telefonicamente. Ci dovrebbe raggiungere telefonicamente. Sì, sì. Intanto alle nostre spalle ci sono delle immagini che certificano la vostra operatività. Vedo dei pallet con del materiale. Sì. Le immagini si riferiscono alla recente missione umanitaria in Mozambico. Come è noto, il 14 e 15 marzo del 2019 questo paese è stato colpito dal ciclone Idai, quindi una grave tragedia, dove il governo ha chiamato l'intero Servizio Nazionale a partecipare nell'ambito del meccanismo unionale, quindi su preciso mandato della Commissione Europea. L'Italia in questo caso ha partecipato con un team medico di primo ordine della regione Piemonte, e quindi queste immagini si riferiscono al carico del materiale sanitario che è stato trasportato fino in Mozambico. Prego. Abbiamo la telefonata? Ce l'abbiamo? La regia me lo conferma. Allora un grande applauso, un saluto al dottor Agostino Miozzo, direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dottore. Buonasera. Buonasera, buonasera dottor Agostino Miozzo. Stavamo parlando con il funzionario dottor Gianluca Sessa dell'intervento in Mozambico, un intervento reso possibile dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio, dunque Dipartimento della Protezione Civile e 46ª Brigata Aerea.
Sì, mi sentite? Molto bene, lei vada tranquillo, la sentiamo. Beh, e la vediamo. Credo che Gianluca Sessa stesse, per quello che ho potuto sentire, descrivendo bene quello che è stato fatto, e se posso aggiungere, devo dire che è stato fatto un vero miracolo, un'operazione spettacolare, un'operazione mirabile da tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico, tattico, strategico, operazionale. Siamo stati i primi ad arrivare su un luogo devastato da un ciclone che rimarrà nella storia di quel povero paese. Siamo stati i primi ad installare una straordinaria struttura ospedaliera e a mandare più di 50 esperti di un eccellente team medico del Piemonte, di esperti chirurghi, medici, infermieri, tecnici di laboratorio. E tutto questo è stato dovuto soprattutto grazie alla vostra straordinaria operazione, che ci ha consentito di andare velocemente a destinazione finale. Quindi grazie veramente alla 46esima, grazie all'aeronautica, grazie ai piloti, ai tecnici, agli uomini di bordo, perché avete fatto un'opera veramente bella e credo che il Mozambico se lo ricorderà. Allora facciamo un applauso intanto su questa apertura, su questo riconoscimento. Dottore Agostino Miozzo, lei è direttore generale, lo ricordo, del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lei ha dei ricordi anche importanti legati a questa collaborazione tra Protezione Civile e 46esima Brigata Aerea, vero? Beh, questa è la ragione per la quale avrei veramente voluto essere con voi, perché più che un ricordo, un rapporto sentimentale. Sono innamorato di questa aerobrigata, anche perché voi siete stati per me un momento di gloria e di onore nazionale nell'ottobre, novembre, dicembre, gennaio del 1984-85, quando grazie ai 130 della vostra aerobrigata e ai favolosi G-222 abbiamo fatto un'operazione straordinaria di aiuto umanitario in uno dei momenti più tristi e più bui della storia dell'Africa e sicuramente dell'Etiopia. E io ho un ricordo bellissimo di quell'operazione, molto affettuoso se volete, bellissimo per quello che siete stati capaci di fare. Atterravate con quegli aerei carichi di aiuti umanitari in una pista di sassi a Macallè, a Kuya, un piccolo villaggio a 10 km da Macallè, in condizioni veramente proibitive. E devo dire che ho questo ricordo splendido di tutti i piloti, di tutti i tecnici, di tutti gli uomini di bordo che ci hanno consentito di fare cose meravigliose, non ultime di trasportare addirittura una trivella che ci consentì di scavare dei pozzi e di far sorgere l'acqua, che era il bene più prezioso per decine di migliaia di disperati che morivano di sete, di fame, di malattie, di colera, di tutto. E se posso chiudere questo ricordo, che veramente è per me molto sentimentale, ho la memoria, purtroppo non ho le fotografie della vostra presenza, perché all'epoca non era possibile fotografare, i russi controllavano, anzi i sovietici, non i russi, i sovietici controllavano insieme al regime di Mengistu la zona aeroportuale, quindi non era possibile fotografare. Un ricordo bellissimo fu il fatto che nell'ultima operazione vi fu consentito al comandante e all'equipaggio di scendere a terra e di visitare i campi. Io non ricordo i nomi degli uomini che vennero, ricordo i loro volti che erano stravolti quando riuscirono a vedere, perché per me per settimane avevano fatto un'operazione logistica spettacolare, ma non si rendevano conto dell'obiettivo vero per il quale facevano quei sacrifici incredibili. E quando videro fisicamente le tendopoli, i disgraziati, le migliaia di persone, ho visto delle lacrime negli occhi di qualcuno di voi, dei vostri colleghi di allora, e questo mi commosse moltissimo. Facciamo un applauso, grazie al dottor Agostino Miozzo. So che ci deve lasciare perché la Protezione Civile è impegnata su un fronte
di particolare attenzione in questo momento, però dottore le vorrei chiedere di rivolgere il suo augurio di buon compleanno alla 46esima Brigata Aerea in un flash. Deve essere l'inizio di una nuova era. Io ho vissuto, vi ho vissuto e siete stati per me compagni di viaggio spettacolari in tante splendide occasioni, l'ultima è appunto l'anno scorso in Mozambico, quindi 100 anni a venire alla gloriosa Aerobrigata. Tanti auguri e un grande abbraccio a tutti voi. Grazie. Grazie al dottor Agostino Miozza, che è direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Davvero un grande piacere poter ringraziare e salutare anche Gianluca Sessa, funzionario della Protezione Civile. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro davvero a tutti voi. Prima pausa per noi, vi lascio di nuovo sulle ali della musica, grazie al St. Jacob's Choir.
maestro Massimo Bracci. Grazie davvero. Eccoci di nuovo. Facciamo un applauso per rientrare con le cinture allacciate, ben allacciate all'interno di questo nostro viaggio nello spazio e nel tempo, ma anche attraverso l'amicizia, il rapporto di colleganza e valori. E a proposito di colleganza e di valori, i prossimi ospiti rappresentano un altro importante binomio che ha a che fare con le capacità della 46esima Brigata Aerea. Stiamo parlando della seconda Brigata Mobile dei Carabinieri e del Gruppo di Intervento Speciale. Vorrei chiamare il generale di Brigata Stefano Iasson e il colonnello Marco Carletti. Rispettivamente comandante della seconda Brigata Mobile dei Carabinieri e del Gruppo di Intervento Speciale. Buonasera, benvenuti, davvero è un enorme privilegio. Buonasera a tutti. Generale. Buon compleanno. Applauso. Allora, la seconda Brigata Mobile dei Carabinieri è una particolare unità militare perché è caratterizzata da una doppia anima che ha a che fare con le operazioni legate alle forze dell'ordine in teatri internazionali, quando c'è bisogno di ricostituire un'importante esigenza da parte delle comunità, quando la polizia locale non c'è più, arrivano i carabinieri con le loro capacità addestrative e di istruzione e di ricostituzione, ma la seconda Brigata Mobile è anche pronto intervento, è anche operatività militare, combat pura, generale. Sì. Effettivamente abbiamo anche questo onore, quello di poter andare fuori dalla patria e portare la nostra esperienza, il nostro fare della stazione Carabinieri, della nostra classica stazione, presso altri popoli. Molto spesso è fondamentale questa attività perché tende a ricostruire proprio la base, l'ordine di questi stati che spesso sono falliti, oppure sono anche degli stati che mal si comportano. E quindi quando la comunità internazionale mette una forte organizzazione, sempre con i fratelli dell'esercito e dell'aeronautica e della marina, perché no, si riesce a ricostituire un'organizzazione capace di addestrare, military assistant il vero termine, ad addestrare e ad aiutare le forze governative, abbiamo aiutato non solo le forze di polizia ma anche proprio le forze di sicurezza a crescere, a riportare un po' di quella giustizia sociale che serve, beh, questo è un grandissimo onore. L'Arma dei Carabinieri c'è sempre stato, ci tengo a precisare che io ho l'onore di governare, anche di comandare il Tuscania, e quindi siamo sempre stati legati alla Brigata Folgore, e la 46esima Brigata ci ha sempre eiettato fuori dai suoi velivoli in tutti i teatri insieme ai fratelli della Folgore che saluto sempre. È importante perché è vero, abbiamo anche altri due reggimenti, quello di Tuscania di Livorno, a Bolzano e a Gorizia. Mi allontano un po' da voi per fare in modo che la platea possa godere anche di queste immagini. Prego, comandante. Che siamo riusciti a portare in tutte le parti del mondo, in Afghanistan, in Iraq. Una cosa, perché poi quando ci sono queste manifestazioni, è bello dire, la 46esima mi ha portato personalmente gli ultimi giorni del 2001, dopo le Torri Gemelle, in Afghanistan, ho riaperto l'ambasciata e siamo partiti in maniera avventurosa con un aereo, con un C-130, con un mezzo sopra, qualche collega dell'esercito e il futuro ambasciatore poi in Afghanistan. Siamo partiti abbiamo riaperto i colori italiani in Afghanistan. Meraviglioso. C'erano solamente americani, inglesi e italiani. Meraviglioso, facciamo un applauso. Volevo domandare al colonnello Marco Carletti, stiamo guardando, stiamo assistendo ad immagini che abbiamo preparato, queste sono esercitazioni, il gruppo di intervento speciale collabora con la 46esima Brigata Aerea. Colonnello. Intanto buonasera a tutti, per me è un onore essere qui accanto agli amici della 46esima che ci hanno onorato del loro invito
Il rapporto con la 46esima è un rapporto storico che nasce sin dal 78 quando il GIS è stato costituito. L'Italia è lunga, quindi raggiungerla ai suoi estremi è difficoltoso e se non ci fosse la 46esima questo per noi in tempi brevissimi non potrebbe avvenire. Ahimè, diciamo, benché mi sia stato chiesto, non posso parlare di singole esperienze operative che più volte ci hanno visto collaborare con i colleghi, però diciamo, devo dire che non sono infrequenti e spesso avvengono in orari diciamo, del tutto insoliti. Ne ricordo solo una e la voglio ricordare nei suoi allineamenti generali perché è stata condotta da un pilota che adesso è comandante di gruppo qui in 46esima, che a quel tempo era giovane capitano come me, che poi ho rincontrato al corso istituto superiore di Stato Maggiore Interforze, che ora fa il comandante di gruppo. Era un pomeriggio, il comando generale ci aveva attivato, era in un posto molto lontano dalla penisola e quindi l'unico modo per raggiungerlo velocemente era quello di andare con un 130 della 46esima. Avevano dato una disponibilità entro due ore, siamo arrivati in aeroporto che erano già con i rotori in moto e con diciamo, il velivolo pronto per essere caricato. Carichiamo personale, mezzi, borse operative alla rinfusa, anche un po' derogando dalle norme stringenti del caricamento, e attesa la particolare esigenza, siamo andati e dopo due ore e mezzo un ricercato in Italia diciamo, era stato catturato. Questo grazie ai colleghi della 46esima che ci tenevo a insomma, ricordare in questa occasione. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. Comandante, le posso chiedere che vita è quella dell'operativo del GIS? È una vita di sentimenti, di passioni, di equilibrio, perché Rambo non ce n'è da nessuna parte, è meglio che non ci siano, stanno solo nei film, ed è una vita fatta di rapporti umani ed è quelli che noi testimoniamo oggi con la nostra presenza qua al compleanno della 46esima. Un grande applauso, grazie al generale di brigata Stefano Iassone e al colonnello Marco Carletti, seconda brigata mobile dei Carabinieri e gruppo intervento speciale. Grazie davvero, grazie a tutte le forze dell'ordine e alle forze armate, davvero sentendo parlare questi rappresentanti delle forze armate viene da ringraziare sostanzialmente, comandante Iadicicco, grazie a tutti voi e grazie per la vostra lealtà. Un altro sostantivo che inseriamo all'interno del nostro elenco, del nostro percorso che ci porterà verso il termine di questo nostro incontro. Adesso c'è un videomessaggio. Molti di voi lo sanno già, io lo ricordo per i pochi che non lo sanno, ma quando si esibiscono le cosiddette frecce tricolori, cioè la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare, il supporto è garantito sempre dalla 46esima brigata aerea in Italia e all'estero, cioè per tutte le esigenze logistiche dei caccia della pattuglia acrobatica nazionale, quando vedete quei velivoli, i velivoli della 46esima sono già stati nella città in cui si celebra l'air show piuttosto che il sorvolo. Un binomio, un rapporto tra 46esima brigata aerea e frecce tricolori che in qualche modo è anche sottolineato dalle tre esibizioni che in pochissimo tempo, negli ultimi anni, sono state dedicate alla città della Torre Pendente. C'è un video messaggio, se la regia è pronta e mi dà l'ok, lo mandiamo. Via! Buon pomeriggio a tutti. Non riuscendo ad essere lì con voi in questa bellissima giornata di festa, ci tenevamo ad essere presenti, quantomeno virtualmente, per celebrare con voi questo importantissimo traguardo dell'80° compleanno della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Al generale comandante, idealmente a tutte le donne e gli uomini della 46esima, va il nostro più sentito e affettuoso ringraziamento per il fondamentale contributo fornito all'attività delle frecce tricolori sin dalla nostra nascita, nei nostri 59 anni di storia. Dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Norvegia all'Africa, al Medio Oriente, centinaia di migliaia sono state le miglia percorse insieme. Ci avete accompagnato e supportato ovunque nelle nostre manifestazioni aeree, in Italia, in Europa e nel mondo.
Col vostro impegno, la vostra professionalità ci avete consentito di stendere il nostro amato tricolore in ogni angolo del pianeta raggiunto dalla pattuglia acrobatica nazionale. Un pensiero doveroso nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario dell'incidente del C-119 proprio qui a Rivolto. Va a chi è mancato nel compimento del proprio dovere. Con questo ringraziamento vi giungano da parte di tutto il personale delle Frecce Tricolori i migliori auguri per questo 80° anniversario. Viva la 46ª! E questo era il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante della pattuglia acrobatica nazionale, con un omaggio alla 46ª Brigata Aerea di Pisa e a tutti noi, ovviamente. Andiamo con il quarto valore, il quarto sostantivo. Lo vedete alle mie spalle: integrità. Sostantivo e schermata che fanno da viatico per un altro ospite, per un'altra collaborazione, un altro rapporto che caratterizza la routine, il quotidiano della 46ª Brigata Aerea, e cioè il rapporto con il corpo dei vigili del fuoco. Vorrei chiamare Alessandro Susini, che è responsabile provinciale USAR, Urban Search and Rescue, ed è anche il referente regionale per lo stesso settore. Un settore, arriva l'applauso della platea, un settore al microfono, perfetto, un settore che è cresciuto anche grazie, venga più al centro, un settore che è cresciuto molto anche grazie all'apporto del Comando Provinciale Pisano. Sì, intanto buonasera a tutti, vorrei ringraziare appunto gli amici di 46esima per averci omaggiato, insomma, di permetterci di poter essere qui. Innanzitutto vorrei dire che proprio la 46esima Brigata Aerea è stata quella che ci ha accompagnato fin dalle prime missioni internazionali. Il terremoto in Turchia alla fine degli anni 90, il terremoto in Iraq, in Iran, scusate, oppure in Algeria, già erano gli albori dell'Urban Search and Rescue, quindi della ricerca e soccorso in ambito urbano a seguito di crolli non necessariamente post terremoto. Agli albori andavamo con dei mezzi e la professionalità di 46esima Brigata Aerea ci permetteva di caricare senza tante sottigliezze quello che noi portavamo. Però nel proseguo degli anni la collaborazione si è intensificata, tanto dall'arrivare a far costruire dei mezzi da poter caricare direttamente sugli aerei. Ma siamo andati ancora più avanti e ultime procedure che abbiamo fatto insieme per la gestione appunto delle attrezzature e delle sostanze e delle merci pericolose hanno fatto sì che sia stato sottoscritto un protocollo, in modo che abbiamo già predisposto il sistema di caricamento che ci permetta di arrivare sul luogo del disastro nel minor tempo possibile. Volevo solo dire una cosa: la filosofia dell'USAR, del Search and Rescue, è quella della lotta contro il tempo. Dopo le prime 24 ore la percentuale di sopravvivenza di chi è sotterrato sotto le macerie decade in maniera vertiginosa, quindi quello che noi riusciamo a recuperare nei tempi di caricamento e di spiegamento può portare a salvare delle vite umane. Questo è quello che è successo a seguito degli accordi e delle convenzioni che abbiamo fatto per il terremoto. Questa è la prima pagina appunto della convenzione che abbiamo sottoscritto come Comando di Pisa e 46esima Brigata Aerea. Ha permesso che, richiamati dal crollo del ponte di Savona, siamo stati ricatapultati in Albania, siamo riusciti ad arrivare come primo team straniero ad aiutare il popolo albanese nel terremoto del 26 di novembre. Se non ci fossero state questa collaborazione, queste procedure già scritte, questo non sarebbe stato possibile. Un grande applauso. Siete stati i primi ad arrivare in Albania, la colonna mobile della Toscana è stata la prima ad arrivare in Albania. Sì, siamo stati i primi, questo ha consentito di poter gestire
l'ufficio di registrazione che viene normalmente aperto presso l'aeroporto in cui arriviamo per la registrazione di tutti i team internazionali che arrivano in arrivo, di prendere la gestione come Italia, come Corpo Nazionale Italiano, di tutti gli aiuti internazionali che arrivavano e di andare a lavorare, purtroppo senza le aspettative che normalmente abbiamo e che non sempre riusciamo a portare a termine, su uno dei siti un po' più particolari, perché coinvolgevano appunto la presenza di due piccoli bambini. Grazie davvero ad Alessandro Susini, responsabile provinciale Urban Search and Rescue e referente regionale per lo stesso settore. Grazie, grazie davvero e buon lavoro. E allora, abbiamo ancora un ospite, ma prima c'è una nuova schermata che parla chiaramente di onestà. Ricordiamo, questi tasselli ci aiuteranno a scoprire un grande affresco finale. Abbiamo detto all'inizio che ci sono molti ospedali che volano con la 46esima Brigata Aerea, uno di questi, un altro di questi, è l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Vorrei chiamare il dottore Matteo Di Nardo, è un medico, facciamo un applauso, un medico, un anestesista e anche un rianimatore. Allora, un altro ospedale, un altro team, buonasera, benvenuto, che si occupa di curare i più piccoli. Lo fa con procedure estremamente sofisticate, con una grande professionalità, non c'è bisogno di ricordare a tutti noi che cos'è l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e che si interfaccia nuovamente con la 46esima Brigata Aerea attraverso un particolare passaggio di ordini, segnalazioni e in maniera intermodale, attraverso vari veicoli e strumenti. Ci spiega come funziona questa procedura? Allora, innanzitutto buon compleanno e grazie a tutti quanti per essere qui. Abbiamo iniziato questa tipologia di trasporto nel 2013 per far fronte alle esigenze nate dall'H1N1, l'influenza H1N1. E quindi sono iniziati tutti dei percorsi interni all'ospedale Bambino Gesù e insieme alla 46esima Brigata abbiamo sviluppato un protocollo operativo che nel corso degli anni è diventato sempre più esteso. L'obiettivo era di prelevare in ospedali che non potevano disporre di alcune tecnologie i pazienti che avessero bisogno, i pazienti pediatrici in particolar modo, avessero bisogno di alcuni device, la circolazione extracorporea e cuori artificiali. E quindi è partito tutto un percorso che abbiamo sviluppato per rendere il più possibile sicuro questi trasporti, con complicanze ridotte al minimo. Sono trasporti che, come avete visto prima dal dottor Moscatelli, abbiamo anche un contributo che possiamo vedere insieme, vero? Certo. Se la regia è pronta lo possiamo lanciare.
Allora, questo è, come dire, il riassunto, sono gli highlights di un intervento che, come dire, in maniera molto esplicativa va a far capire a tutti noi quanto i tempi siano stretti e quanto tutti gli ingranaggi debbano collaborare assolutamente insieme. Esattamente, esattamente, dalla scelta della tipologia del paziente più indicato fino alla tipologia del mezzo. Quindi, come dicevo prima, abbiamo sviluppato dei percorsi via terra e via aria con la 46ª brigata, ma negli ultimi 2 anni abbiamo introdotto anche l'elicottero col 15° storno. È un percorso bellissimo, è nata questa avventura importante. Questo che avete visto è stato in realtà il primo trasporto internazionale che abbiamo fatto con la 46ª brigata. In realtà noi offriamo questa tipologia di trasporto a tutti i cittadini italiani. Questo era un trasporto internazionale, abbiamo prelevato un bambino in Grecia e devo ringraziare tutti quanti per questa cosa qui, in particolar modo coloro che della 46ª brigata hanno volato insieme con me. Malattia, trasporto, cura, guarigione, questo è il passaggio che il paziente in immediato pericolo di vita vive grazie a enti, istituzioni, ospedali pediatrici in questo caso e la 46ª brigata aerea. Un ricordo particolare? Quel 25 dicembre, non me lo ricordo, me lo ricorderò sempre nel cuore. È stata una delle esperienze più belle, sofferta da qualche giorno prima, perché il trasporto internazionale con di pazienti non italiani è una delle cose più complesse che abbiamo provato a fare, non tanto per la tipologia di volo, ma per tutte le istituzioni che ci sono dietro. Che vengono coinvolte. Esatto. E che sono l'ospedale che dichiara l'immediato pericolo di vita di un paziente, la prefettura che dirama l'esigenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Si arriva alla sala situazioni di vertice dell'aeronautica militare, poi c'è la sala operativa della 46ª brigata aerea. Possiamo fare un applauso alla sala operativa che gestisce un lavoro enorme, davvero un grande ringraziamento. Dopodiché il volo e poi la corsa in ospedale. Grazie davvero. Grazie al dottore Matteo Di Nardo, medico anestesista e rianimatore dell'ospedale pediatrico. Grazie. Bambino Gesù. Grazie davvero. Grazie. Un nuovo momento musicale, una nuova pausa. Ci vediamo tra pochissimo per la conclusione di questo nostro incontro con una cerimonia che tutti noi aspettiamo. Buon proseguimento intanto con la musica. A dopo. I'm not.
resto qui per un secondo perché il prossimo passaggio sarà un videomessaggio. Forse non tutti sanno che gli hangar della 46esima Brigata Aerea hanno ricevuto un particolare omaggio televisivo alcuni mesi fa da una trasmissione che è abbastanza seguita. Non è il segno dei tempi, come qualcuno mi suggerisse, di 50 canale che il sottoscritto in maniera immodesta conduce, ma è Masterchef. Cosa dice Susanna Ceccardi? Che noi guardiamo solo il segno dei tempi. Di 50 canale, grazie davvero. Possiamo fare un applauso, grazie. Allora, lo chef Barbieri fa i suoi auguri, quindi dà il suo buon compleanno alla 46esima Brigata Aerea. Via con il videomessaggio. Cari amici della 46esima Brigata, ciao! Mi riconoscete? Sono Bruno Barbieri. Volevo farvi gli auguri e volevo dirvi che siete veramente delle persone fantastiche per tutto quello che state facendo per noi, per l'Italia, per il nostro paese. Siete dei grandi. Ci siamo incontrati l'anno scorso e sono rimasto davvero affascinato da tutto, dai vostri aerei, dalle vostre divise, da tutto quello che state facendo. E ho imparato anche che cosa vuol dire volare. Ciao a tutti, grazie. Io non volo, ma mi butto, vado in mare. Ciao! Mi butto! Chef Barbieri, Masterchef, andatevi a rivedere la puntata, bellissima, meravigliosa, con gli hangar, con il personale, davvero una grande cosa. Allora, prossimo tassello del nostro grande affresco, spirito di servizio. E adesso, come sempre, dopo la nostra schermata, un altro amico, anzi in questo caso un'altra amica, si chiama Edna Gobert, Associazione Senologica Internazionale, che vorrei chiamare qui sul palco accanto a me. L'entrata è, come sempre, dal piano inclinato, dove c'è un microfono che l'attende. 46esima Brigata Aerea, distanza a Pisa, significa anche integrazione con il territorio e con tantissime associazioni che si occupano di fare solidarietà. Un grande applauso. Buonasera a tutti e anche da parte mia buon compleanno. Buon compleanno alla 46esima Brigata Aerea, Associazione Senologica Internazionale. Di cosa si occupa? E ci racconti anche il link, il rapporto con la 46esima. Volentieri, cercherò di essere breve perché quando parlo di quell'argomento posso far notte. Allora, Associazione Senologica Internazionale, con sede a Pisa, associazione che è stata creata dalla dottoressa Roncella, un'eccellenza della chirurgia e una grandissima donna, mi commuovo, alla quale tante donne devono dire grazie. Quando mi diede questo incarico io non avevo assolutamente idea di che cosa comportasse e che cosa io dovessi fare a favore delle donne che entravano lì in reparto, ma lei ha fatto da apripista al concetto che in ospedale entra la donna, non entra la malattia, entra l'essere umano, e quindi non si deve prendere in esame soltanto la patologia indicata, ma tutta la persona in sé. Ecco perché un'associazione di donne per sostenere altre donne che incontrano il cancro al seno. E dire incontrano è veramente un verbo estremamente riduttivo per indicare lo tsunami che si abbatte su una donna quando riceve questa diagnosi. Una diagnosi veramente devastante, che mette in crisi tutta la persona, mette in crisi i valori familiari, mette in crisi i rapporti lavorativi, la sua stessa esistenza. Si ha idea di perdere la propria femminilità, di perdere la vita, ovviamente, quindi ci si richiude in noi stessi. E la dottoressa Roncella ha avuto appunto quest'idea che insieme alle cure e come cura si intendesse anche l'appoggio di altre donne da guardare, con cui confrontarsi, per far vedere che la vita va avanti, che non ci si deve fermare chiusi dentro noi stessi a guardare il soffitto, al buio,
aspettando un qualche cosa che dobbiamo trovare soltanto dentro di noi. Le cure vanno avanti, ci si ammala sempre di più, però si vive sempre di più. E piano piano, ognuna con i propri tempi, si avvicina alla nostra porta, che non a caso è la prima che si trova entrando nel reparto. È vero che a volte possiamo dare l'idea degli uscieri, ma va bene così, perché noi incontriamo per prime gli sguardi smarriti. Bella questa immagine dell'usciere, assolutamente, dell'accoglienza. Dell'accoglienza. Noi ci siamo visti per una serata importante all'interno della base. Di questo volevo proprio parlare. Io personalmente devo ringraziare il generale comandante Iadicicco, che nei nostri confronti ha avuto un gesto meraviglioso, e in questo permettetemi di ringraziare anche la signora Iadicicco, che per noi è diventata una presenza costante, perché in tutte le manifestazioni che sottovoce noi facciamo il reparto, sottovoce perché si tratta di un ospedale, quindi tutto quello che viene fatto per le pazienti e quindi in un'atmosfera molto soft. Però la signora ci ha sempre regalato la sua presenza. Tornando alla collaborazione con la 46esima, è stata una vera sorpresa vedere come un mondo militare prestasse attenzione non solo alle donne pisane, ma alle donne che stavano attraversando un particolare periodo. E questo è cascato, ecco, dalla serata, quando sempre nella mente, sempre in movimento della dottoressa Roncella, è venuto in mente di creare il mercato dei fiori. Mercato dei fiori, qualcuno si ricorderà la canzone di Francesco De Gregori che cantava anche Patti Pravo, è l'amore che fa cantare le donne al mercato dei fiori. E che cos'è il mercato dei fiori? È quella parte del reparto di senologia che la Roncella ha voluto dedicare attraverso ambulatori specialistici a ridare al completo tutte le sicurezze alla donna. Faccio un unico esempio, per esempio una giovane donna che dopo la chemioterapia può avere seri problemi di sterilità, lì incontrerà l'ambulatorio specialistico di ginecologia per la fecondazione assistita, oppure l'ortopedico, oppure il reumatologo, tutto quello che può attenere ai guai che le cure oncologiche possono comportare. E lì la 46esima, a seguito di una serata di beneficenza, ci ha consentito di iniziare questo mercato dei fiori, questo percorso specialistico, e noi abbiamo creato la zona dell'estetica oncologica, che è un bellissimo ambiente dove tutte le insicurezze delle donne che sono senza capelli, senza sopracciglia, con la pelle squamata, possono ritrovare un po' della loro originaria bellezza. Grazie. Grazie alla signora Edna Gobert dell'Associazione Sonologica Internazionale, grazie. Questo applauso per lei, per la 46esima e per tutte le pazienti che assistite. Un nuovo ospite, un nuovo amico, anzi alcuni nuovi amici, gli amici di We Fly Team. Di che cosa si tratta? Di una pattuglia aerea, l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre elementi sono disabili. Un grande applauso per Marco Cherubini. Marco Cherubini e Walter Mondani, vero? Esatto. Allora, Marco Cherubini è un pilota che ha al suo attivo 1800 ore di volo all'interno del We Fly Team. We Fly Team, cioè noi voliamo, la squadra noi voliamo, Dare to Fly, esatto. Cioè osare volare, osare nonostante tutto. E che cos'è We Fly Team e qual è il rapporto con la 46esima Brigata Aerea? Allora, innanzitutto ringrazio la 46esima per l'invito a questo evento fantastico
Quindi adesso cos'è la WeFly? WeFly nasce nel 2007 appunto come si vuole, come l'aeronautica militare ha le frecce tricolori che portano il nome dell'aeronautica militare italiana nel mondo. Noi avevamo pensato che era importante che ci fosse un portavoce dei Baroni Rotti, che è l'associazione piloti disabili italiani. Quindi, e siete diventati un orgoglio dell'aviazione civile italiana. E siamo, diciamo che abbiamo voluto far vedere che quando, ecco qua siamo tutti i Baroni Rotti, abbiamo fatto vedere che quando veramente una cosa la vuoi e ci credi, la puoi ottenere. All'inizio iniziare a volare sembrava una cosa difficilissima, riuscire a un ragazzo disabile che possa volare e possa volare a altissimi livelli come è diventata la WeFly. Ma noi ci credevamo e ci siamo fatti conoscere, abbiamo fatto vedere appunto che se ci credi lo puoi fare, e siamo arrivati a volare in tutta Europa e con orgoglio portiamo il tricolore. Fantastico, meraviglioso, meraviglioso. Osare volare sempre vale per tutti noi, anche per quelli che non volano nella vita di tutti i giorni. Assolutamente sì, appunto il messaggio è rivolto innanzitutto ai disabili, di crederci che la vita non finisce neanche dopo un incidente grave come può essere quello che è successo a me o Alessandro, che è l'altro, che è il leader della pattuglia. Quindi andare avanti. Ma il messaggio non è rivolto solo alle persone disabili, ma è rivolto a tutti. Quando la mattina ci si alza, ci si trova di fronte a un problema che potrebbe essere o la perdita del lavoro o qualsiasi cosa. Bisogna crederci e ricominciare, perché la vita è bellissima e splendida, quindi bisogna credere fino in fondo. E perché la 46esima? Perché comunque la 46esima l'abbiamo conosciuta, e come ci hanno conosciuto hanno voluto subito che noi diventassimo una famiglia con loro e volare insieme a loro, perché loro ci vedono come loro colleghi, perché siamo piloti, non ci vedono come i ragazzi disabili, la pattuglia disabile. Siamo piloti, quindi siamo colleghi e quindi voliamo insieme. Abbiamo fatto un bellissimo evento dove abbiamo fatto un passaggio con informazione con i nostri piccoli aerei e il loro C-27, e poi dall'anno scorso abbiamo avuto l'onore di partecipare ad eventi organizzati appunto dalla 46esima, la quale non solo fa tutto quello che fa, che c'è un elenco interminabile di cose, ma soprattutto è molto vicina anche alle associazioni disabili, quindi tutto quello che è il settore sociale. L'anno scorso, in collaborazione con loro, siamo stati onorati di essere presenti al loro evento con tutte le associazioni del territorio e non solo, di ragazzi portatori di handicap di tutti i generi, e è stato un evento riuscitissimo, come tutti gli eventi, questo di oggi, quando si mettono loro a organizzare qualcosa è una roba. La fanno sempre. Un applauso alla grande su questo, che non è una captatio benevolentiae, è la pura verità. Marco, il prossimo appuntamento, come facciamo a metterci in contatto con voi? Allora, la WeFly, dicevo prima, esiste per dimostrare che se una cosa la vuoi, la puoi fare in tutto il mondo. Quindi volare. La WeFly esiste per portare in volo. Noi organizziamo eventi dove. C'è un sito. Noi abbiamo un sito che è www.weflyteam.com, abbiamo tutti i social, Instagram, Facebook, dove ci potete seguire, dove facciamo vedere appunto gli eventi che facciamo, li portiamo in volo i ragazzi con portatori di handicap, li facciamo volare e regaliamo a loro una giornata in cielo insieme a noi. Allora, Walter Mondani, un saluto anche per te, se credi. Buonasera a tutti, vi ringrazio della serata, della magnifica organizzazione e dell'opportunità che ci avete dato di essere qua presenti questa sera. Grazie! Grazie a Marco Cherubini e a Walter Mondani, grazie davvero. Mi stavo per dimenticare di fare gli auguri alla 46esima anche da parte della WeFly. Buon compleanno, 46esima Brigata Aerea, grazie davvero
A voi ragazzi, consiglio a tutti di collegarvi con il sito di We Fly Team, un'esperienza meravigliosa, fantastica. Io avevo già conosciuto questi ragazzi proprio in base qui a Pisa, sono venuti alcune volte, veramente un universo incredibile. Allora, schermata, fedeltà. Siamo arrivati al termine di questo nostro percorso, questa è l'ultima schermata, abbiamo assistito ad un elenco di valori che scolpiscono un sistema di riferimento per tutti gli uomini e le donne della 46esima Brigata Aerea. Questi sono i valori di una carta che è stata formalizzata, e allora io voglio chiamare sul palco insieme a me il comandante della 46esima Brigata Aerea, il generale Girolamo Iadicicco. Un applauso. Comandante. La carta dei valori. Che cos'è la carta dei valori? Quando la gente comune, la gente che non vive il nostro mondo quotidianamente, pensa al mondo militare, pensa a noi militari, ancora immagina gente che urla ordini sui piazzali a ragazzi spauriti. Questa realtà non esiste ormai da tantissimo tempo. Noi siamo a livello delle più alte corporation internazionali, anzi molte di queste vengono da noi a scuola, perché da noi si insegna leadership, si insegna team building, si insegna teamwork. Non esiste più l'eroe che petto in fuori si scaglia contro la mitragliatrice nemica. Esistono squadre che affrontano e risolvono i problemi. E come tutte le grandi corporation, ripeto, a cui spesso noi militari insegniamo questi concetti, abbiamo voluto darci una mission. Ormai avere una mission, anzi avere prima la vision, e avere dopo una mission aiuta i reparti, i nostri reparti, a percorrere una direzione all'unisono per conseguire i propri obiettivi. E poi, fedeli a quelli che sono i valori di riferimento della nostra Repubblica, fedeli a quelli che sono i valori di riferimento della società sana, abbiamo pensato di darci dei nostri valori, dei valori come 46esima Brigata Aerea. Normalmente i valori vengono imposti dall'alto, è un'operazione, come si dice, top bottom, quindi dal vertice dell'organizzazione promanano, vengono identificati dei valori che dovrebbero essere i valori guida di quell'organizzazione. Da noi il processo è avvenuto al contrario. Questi valori sono i valori che sono stati identificati dal personale della 46esima Brigata Aerea. Non li ho indicati io, non li ha indicati il mio staff. Gli hanno indicati le donne e gli uomini che ogni giorno si alzano in volo per compiere la nostra missione. Di conseguenza, venendo dal basso, sono valori ampiamente condivisi. È quello che i nostri ragazzi ogni giorno sentono, è quello a cui i nostri ragazzi ogni giorno si ispirano per fare le cose straordinarie che fanno ogni giorno. E ripeto, non siamo solo noi. Tutte le nostre forze armate. Poi ogni reparto ha i suoi valori sicuramente. Dicevo, questi sono quelli della 46esima Brigata Aerea. Molti si sovrappongono a quella della società civile, a quelli della società civile o di chissà quali altre organizzazioni. Però questi ce li siamo scelti noi e sono stati formalizzati. Sono stati formalizzati con un processo, che è un processo scientifico che viene insegnato nelle scuole dove si fa alto management, dove si insegna leadership, scuole come le nostre scuole di formazione, dove insegniamo questi concetti, perché, come ho detto, veniamo chiamati presso grandi aziende per insegnare queste cose, veniamo chiamati presso ospedali, dove ci sono grandi team di chirurghi, per spiegare concetti come team building e teamwork. Quindi non esiste più il militare che urla ordini. Esiste il militare che parte di una squadra, ispirandosi a determinati valori, contribuisce con i suoi colleghi al conseguimento di una mission e di una vision. Ecco, comandante, la notizia
Così parlo anch'io con un gergo che mi è più congeniale. La notizia è che questi valori sono stati indicati dalla comunità della 46ª Brigata Aerea e sono stati formalizzati all'interno di una carta. Siete tra i primi all'interno delle forze armate ad avere una carta formalizzata, è così? Lo dico sì. Anche per i colleghi della stampa. Siamo tra i primi? Non siamo i primi, siamo tra i primi sicuramente. Questo ci inorgoglisce, non è stato un processo facile, è stato un processo che è iniziato 3 anni fa sostanzialmente, 2 anni e mezzo fa, però questo è il risultato e ne siamo profondamente fieri e orgogliosi. E allora, professionalità, spirito di squadra, lealtà, integrità, onestà, spirito di servizio, fedeltà è la carta dei valori della 46ª Brigata Aerea Pisa, 15 febbraio 2020. Prossimo passaggio per noi, un altro amico, comandante, rimanga accanto a me, videomessaggio che attraverso un videomessaggio augura il suo particolare buon compleanno. Si tratta di Gianluca Bianchi Fasani, è il capo spedizione dell'Enea per le ricerche Antartide e guardate da dove arriva. Amici della 46ª Brigata Aerea di Pisa, sono Gianluca Bianchi Fasani, responsabile del servizio logistico dell'Unità Tecnica Antartide dell'Enea e responsabile della 35ª spedizione del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide, che si svolge sotto l'egida del MIUR presso la stazione Mario Zucchelli nell'area del mare di Ross. Che dire, in occasione di questo importante anniversario non potevano mancare alla 46ª gli auguri antartici. Ma oltre agli auguri alla 46ª devo esprimere ringraziamento da parte dell'Enea e dell'intero PNRA. L'attuale spedizione ha visto dopo 20 anni il vostro graditissimo ritorno in Antartide, il supporto che ci avete offerto con il vostro C-130J che ha operato sul PAC marino antistante la stazione di ricerca è stato fondamentale. Per vostra informazione tutte le attività scientifiche e logistiche programmate sono state portate a compimento con estrema soddisfazione delle circa 400 persone coinvolte e tutto questo è stato reso possibile solo grazie al vostro prezioso supporto. Quindi auguri di buon compleanno 46esima e ancora grazie. Quello che vedete alle mie spalle è quello che rimane della nostra pista di volo. Ci vediamo il prossimo anno, il prossimo ottobre. Speriamo. Ciao ragazzi. E allora sull'applauso restiamo con questa ferma immagine della nostra regia sul braccio di mare dove... Ecco qua, nella foto successiva si vede dove sono atterrati, una volta che quel braccio ovviamente era ancora ghiacciato, i 130J della 46ª Brigata Aerea che atterravano su un braccio di mare ghiacciato. Io non so se riusciamo a percepire davvero la, comandante, la capacità operativa ad amplissimo spettro di questi velivoli. Intanto l'esperienza in Antartide è un ritorno felice della 46esima, alle nostre spalle intanto scorre un video con l'atterraggio in condizioni assolutamente proibitive. Parliamo davvero pochi secondi di Antartide. Assolutamente, siamo ritornati in Antartide dopo 20 anni, per lungo tempo fino al 2000 abbiamo supportato la missione scientifica in quel lontanissimo territorio, è una missione estremamente impegnativa, è una missione complessa da pianificare, una missione complessa da volare, perché si vola a grandissime distanze dalla nostra base madre e si vola in ambiente estremo, lì è la complessità, assolutamente. Vorrei specificare una cosa, questa non è una qualcosa che facciamo in maniera particolare, è il frutto del nostro addestramento quotidiano. Le capacità che noi mettiamo in campo, per le quali ci addestriamo, ci portano anche a fare questo. Quindi è una conseguenza dell'addestramento della nostra unità. Ed è una missione che i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di volare quest'anno erano ben lieti e contenti di riprendere a fare dopo tantissimo tempo, assolutamente. Attività addestrativa su cui vi siete concentrati nel nord Europa, se non sbaglio, vero? Sì, assolutamente. Atterrare sul PAC richiede delle accortezze nel manovrare il velivolo una volta atterrati e per far questo ci siamo andati a preparare
in Norvegia sostanzialmente, a Bardufoss, per riprendere la familiarità con piste ghiacciate, perché è tutto lì il segreto, nel manovrare sostanzialmente il velivolo una volta a terra. Piste semi preparate, l'abbiamo già visto con l'esperienza in Africa, con le esperienze in tutte le parti del mondo e anche sul pack ghiacciato dell'Antartide. Vorrei che la regia ci proponesse la fotografia, una fotografia che parla di Antartide ma anche di Pisa. Possiamo fare un applauso? Sindaco! Allora, la bandiera di Pisa è stata consegnata all'inizio del viaggio di questo 130 ed è stata portata in Antartide dalla 46esima Brigata Aerea. Questa è una foto in qualche modo simbolica, perché normalmente la 46esima Brigata Aerea, quando si sposta e va in teatri internazionali, porta di fatto, oltre al nome e al blasone, vorrei dire, mi consentirete, dell'Italia, anche quello di Pisa. Quindi in questa foto c'è una parte importante dell'attività, direi quotidiana, della 46esima Brigata Aerea. Ma comandante, non ci sente nessuno, mi faccia una confidenza, la bandiera si è persa, è rimasta lì? In realtà è quello che si narra, che la bandiera si sia persa. Non è così, assolutamente, ce ne siamo presi cura con grande attenzione. Era sempre nei nostri pensieri, dal momento in cui ci è stata consegnata il giorno della partenza del 130 con destinazione Christchurch in Nuova Zelanda, che era la base di rischieramento del 130, e poi nel momento in cui sono iniziati i voli di collegamento con l'Antartide. Questa è la fotografia del primo equipaggio, del primo 130, della 46esima Brigata Aerea, rientrato, tornato ad operare nei cieli dell'Antartide, tornato ad operare sul PAC. E la bandiera di Pisa era lì con questo equipaggio, tra l'altro equipaggio livornese, lucchese, pisano, e tutti uniti intorno alla bandiera della città di Pisa. Assolutamente. Sì, facciamolo, facciamolo. Perché 46esima tra le forze armate, ma anche tra le istituzioni che collaborano con noi, è sinonimo di Pisa. Non si dice, normalmente non si dice interviene la 46esima Brigata Aerea, chiamiamo la 46esima Brigata Aerea, si dice arriva Pisa, interviene Pisa, chiamiamo Pisa. Che siano i colleghi della Folgore, che siano gli amici e i colleghi dei Carabinieri, che sia la Protezione Civile. Allora, io se questa bandiera c'è, effettivamente la mostrerei, perché magari la platea non ci crede così sulla parola. L'abbiamo riportata a casa la bandiera, come dicevo ce ne siamo presi grande cura, l'abbiamo riportata a casa perché la nostra intenzione, come ci era stata consegnata allora dalle mani del sindaco di Pisa. Adesso ci sono questi riflettori che accecano. Era nostra intenzione restituirla alla città di Pisa, nelle mani del sindaco di Pisa. Quindi chiamo il sindaco, se crede, sul palco insieme a noi per scoprire. Possiamo anche farle guadagnare un pochino più il centro del palcoscenico, grazie alle ragazze. Ecco, perfetto, grazie davvero, benissimo. E quindi era nostra intenzione di consegnarla nelle mani del sindaco e attraverso il sindaco nelle mani di tutta la cittadinanza, di tutto il territorio pisano. Ecco Michele Conti, il sindaco di Pisa, un applauso. Allora, adesso io non so come procedere. Lo scoprite voi, dai. Scopritelo. Ci pensano le ragazze, prego. Allora, il gesto è simbolico, ovviamente si tratta di una restituzione, forse, ok, perfetto, si tratta di una restituzione della bandiera che è stata ovviamente inserita all'interno di una cornice, direi, di un'installazione che
reca delle immagini, quindi delle fotografie, una mappa e anche, lo dico per tutta la platea, un'iscrizione con tanto di firma. La bandiera di Pisa raggiunge il continente antartico a bordo di un velivolo della 46esima brigata aerea Baia Terranova, Antartide, 21 ottobre 2019, firmato generale Girolamo Iadicicco. Applauso. Sindaco. È un piacere questa, diciamo, restituzione, questa bandiera che torna a casa, che appunto è andata in una località lontana dove la 46esima brigata anche in quel caso ha portato il suo servizio per il mondo, insomma. Quindi credo che grazie generale, perché è un gesto simbolico ma è un gesto importante. Sappiamo quanto i pisani sono affezionati a questa bandiera. Allora, io vorrei come dire, continuare ad avere la vostra compagnia, però vorrei chiamare dopo questa cerimonia il prefetto di Pisa, Sua Eccellenza Giuseppe Castaldo. Eccellenza, per così a pieno diritto e a pieno titolo inserirla in questo momento con le altre autorità e fare in modo che possa portare i suoi saluti anche alla platea e alla città. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, a tutte le autorità politiche, civili e militari. Mi associo anche io agli auguri di buon compleanno. Io sono qui da un anno e quello che ho potuto constatare è la forte collaborazione della 46esima con tutte le istituzioni, non solo centrali, e questo mi lo so per motivi di lavoro, ma anche con la comunità locale. Quindi questa forte e positiva collaborazione. La 46esima ormai è un presidio qui per la città, è parte integrante, come è stato detto, un punto di riferimento per me e per tutti. Ritengo che concorra anche alla sicurezza della nostra comunità. Ecco, voglio ricordare l'impiego dei militari in strade, anche in strade sicure. Ringrazio l'amministrazione per questa iniziativa, per il conferimento della cittadinanza, che testimonia questo forte legame tra la città di Pisa e la 46esima. Quindi complimenti all'amministrazione, il mio apprezzamento per questa iniziativa positiva, e continuiamo così. 80 non sono niente, insomma, bisogna andare ancora oltre. Ancora, uno scherzo. Quindi 80. Grazie per quello che fate per le autorità centrali, locali, per la sicurezza, per il soccorso. Ecco, abbiamo tratteggiato alcune attività, ma protezione civile, sicurezza, quindi avete fatto un buon lavoro voi, complimenti per questa elencazione schematica ma molto, molto, molto diretta del grosso lavoro che fa l'Aeronautica unitamente ad altre forze armate. Quindi complimenti a voi e complimenti al Comune di Pisa per questa iniziativa. Grazie Eccellenza, grazie. Grazie davvero. Penso sia particolarmente indicato, insomma, questo saluto al rappresentante del governo sul territorio. Credo che ci sia qualcos'altro di molto importante a cui dobbiamo dar seguito, e non so se lo possiamo fare magari anche adesso, e cioè il motivo per cui siamo qui oggi tutti noi. Il compleanno della 46esima brigata aerea, e poi vedo schierati tutti i colleghi delle testate per la consegna della cittadinanza onoraria al reparto operativo dell'aeronautica militare. Facciamo un applauso. Allora, ci sono alcune parole che ha preparato il sindaco. Allora,
Allora, come amministrazione comunale abbiamo pensato non ci fosse migliore occasione per conferire la cittadinanza onoraria alla 46esima Robrigata in occasione della celebrazione dell'80esimo compleanno. Oggi è il giorno per festeggiare tutti insieme, ma prima di arrivare qui ci sono i doverosi passaggi formali e istituzionali. Abbiamo votato una delibera prima in giunta, poi in consiglio comunale, nella quale sono state esplicitate le motivazioni alla base di questo riconoscimento, voluto dalla larghissima maggioranza dei consiglieri comunali, molti dei quali sono qui stasera e che ringrazio. Credo che la cittadinanza onoraria sia un riconoscimento dovuto da parte del Comune di Pisa e un gesto simbolico per onorare gli uomini e le donne della 46esima Robrigata Aerea, che sono chiamati quotidianamente a intervenire in occasione delle grandi calamità naturali, in caso di necessità e di evacuazione immediata di connazionali da aree di crisi, in missioni di trasporto sanitario d'urgenza, nell'ambito delle missioni di ricerca, come nelle missioni in Antartide che abbiamo appena visto, e nello svolgimento di missioni umanitarie. Sono decine e decine le missioni umanitarie svolte nel corso degli anni da questa realtà. È doveroso ricordarne alcune tra le più importanti allo scopo di sottolineare quanto anche a livello internazionale sia stato stimato ed è stimato questo reparto. Tra la 46esima Robrigata della città di Pisa e la sua comunità c'è ormai da tempo un legame molto forte. Per comprendere il radicamento della 46esima Robrigata sul territorio è necessario tenere a mente il fatto che questa realtà, attraverso il volo e dei velivoli a disposizione, costituisce un vettore di proiezione di Pisa e dell'Italia tutta nel mondo. Il mezzo aereo, infatti, per sua natura ha accorciato le distanze e nel caso della 46esima Robrigata è divenuto lo strumento per trasportare uomini, mezzi, attrezzature, personale di qualsiasi situazione operativa e in qualsiasi parte del globo. La vocazione al soccorso umanitario, inoltre, ha favorito da sempre le dimensioni internazionali della Brigata Aerea, una vocazione pienamente condivisa dalla città di Pisa. Il territorio pisano, infatti, seppur di una realtà geograficamente ridotta, ha sempre avuto una vocazione internazionale di livello assoluto. Pertanto, questa caratteristica dell'internazionalità costituisce un ulteriore valore al già profondo rapporto tra la 46esima e Pisa. La collaborazione sviluppata ormai da anni sul nostro territorio tra componente militare e civile ha fatto in modo che i servizi essenziali dell'aeroporto di Pisa, come ad esempio quello della torre di controllo, raggiungessero livelli di eccellenza e fossero garantiti 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. L'interazione tra il personale civile e militare operante all'aeroporto e l'offerta di servizi vitali e di preminenza possono essere considerati a pieno titolo un importante fattore che a partire dagli anni 60 ha determinato un forte sviluppo dell'aeroporto Galilei, una crescita costante e continua che oggi ha portato l'aeroporto pisano a diventare uno dei principali scali a livello nazionale. Per sottolineare il profondo legame tra Pisa e l'aeronautica militare e la 46esima, hanno sempre cercato di offrire un di più ai pisani che andasse oltre la loro quotidiana attività. Recentemente abbiamo assistito ai passaggi e esibizioni delle frecce tricolori che con la loro evoluzione e col tricolore disegnato in cielo ci hanno fatto sentire ancora più italiani, sottolineando l'indissolubile legame esistente tra noi e la nostra patria. Quanto descritto sino ad ora e quanto abbiamo visto oggi durante i numerosi interventi costituisce una testimonianza tangibile di quanto la città di Pisa, i pisani tutti, la 46esima Brigata Aerea, l'Aeronautica Militare, siano ormai legati in modo indissolubile. Fattori storici, sociali, culturali caratterizzanti il territorio pisano e di pisani si sono saldati alla vocazione umanitaria della 46esima Robrigata. Questo ha generato un legame basato su un forte senso di appartenenza e su una stima reciproca che si concretizza ogni giorno, sia nelle situazioni ordinarie che in quelle di emergenza, dove la Brigata è chiamata ad intervenire in Italia e nel mondo. Per questi motivi, oltre ai ringraziamenti della città di Pisa, che io oggi rappresento, sono felice di consegnare nelle mani del generale Iadi Scicco la cittadinanza onoraria della 46esima Robrigata.
Un grande, grandissimo ringraziamento alla Brigata Folgore, all'Ospedale Gaslini, alla Protezione Civile, alla Seconda Brigata Mobile dei Carabinieri, al Gruppo di Intervento Speciale, ai Vigili del Fuoco, all'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, a tutte le associazioni che sono presenti e che si sono impegnate e si impegnano all'interno del sociale, supportate anche dalla 46esima Brigata Aerea, al We Fly Team, al Comune di Pisa che ha organizzato questo splendido pomeriggio. Continuiamo l'applauso. Sua Eccellenza, Signor Prefetto, e un buon compleanno agli uomini e alle donne della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Grazie a tutti voi. No, grazie Giuseppe. Bellissimamente, davvero. Me lo puoi riattivare per cortesia? Grazie. Sono d'obbligo i ringraziamenti da parte mia come comandante della 46esima Brigata Aerea al sindaco di Pisa, attraverso il sindaco di Pisa, a tutta la cittadinanza, a tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio e saluto davvero Sua Eccellenza il prefetto di Pisa, ringrazio tutti i nostri fratelli in armi che hanno portato il loro saluto e il loro augurio. Grazie davvero per quello che facciamo ogni giorno insieme per questo straordinario paese, che sarebbe ben diverso senza di noi. Ringrazio tutti gli ospiti del sociale, del civile, gli amici di We Fly Team, i nostri fratelli di We Fly Team. Grazie davvero per l'affetto che ci avete voluto dimostrare. Ripeto, ringrazio ancora tutta Pisa, ma soprattutto il merito di questo è delle donne e degli uomini della 46esima Brigata Aerea, che oggi come sempre sono seduti dietro, sono dietro le quinte, ma è a loro che va il merito di tutto questo. Grazie ancora, ragazzi. E allora c'è un ultimo passaggio musicale, quindi ci possiamo riaccomodare se volete, perché c'è ancora un pezzo, un passaggio del St. Jacob's Choir con il maestro Massimo Bracci. Sono due brani, e poi il nostro pomeriggio continua nell'altra parte di questa splendida struttura. Grazie a tutti, buona serata.